Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Alfredo, dall'intro avete già intuito di cosa parleremo oggi. Ebbene sì, qui su FreddyTech sono contento di portare il miglior drone in circolazione a livello semiprofessionale. Finalmente, qui nelle mie mani, il Mavic 2 Pro. Non potete immaginare quanto sia contento. Voglio condividere questo momento con voi. Avete già capito che ho aperto il pacco prima per verificare che tutto sia al suo posto, anche perché la spesa non è indifferente. Quindi, come si dice in questi casi, bando alle ciance, andiamo a vedere cosa è contenuto all'interno della scatola. Andiamo! Eccoci qua ragazzi, partiamo un attimo dalla confezione. Lineare, semplice, come tutti i prodotti DJI, in stile Apple diciamo. Qui davanti ho scritto Mavic 2 Pro, c'è l'immagine del drone, le informazioni più importanti, telecamera Hasselblad con sensore da un pollice, 4K a 10 megabit in HDR, la qualità con cui possiamo, massimo con cui possiamo registrare video, omnidirectional obstacle sensing, significa sensori omnidirezionali per non andare a impattare contro edifici o altre cose, 8 km la trasmissione video, 31 minuti di volo disponibili, questo sarà da testare e verificare se è vero. Qui dietro stesse cose, quindi apriamo la scatola. Ah, intanto che abbiamo la scatola, voglio ringraziare gli amici di personaldrone.it, che è il sito internet dove ho acquistato il Mavic 2 Pro, e alla fine del video vi parlerò un attimo di questa cosa. Continuiamo con l'unboxing. All'interno troviamo il radiocomando, che adesso è diciamo simile in tutto e per tutto al comando del vecchio Mavic Pro. L'unica chicca è che gli stick sono removibili e li possiamo poggiare qui e avvitare. Brava DJI per questa innovazione. Il drone, che è il nostro oggetto principale, lo mettiamo un attimo da parte, e altre 2/3 scatolette che già si sono aperte, perfetto. La manualistica, che non mi interessa nemmeno la carcere, sta qui, va bene. Andiamo a vedere un attimo il drone. La qualità costruttiva dei materiali, ragazzi, è impressionante, meglio del Mavic Pro e del Pro del Platinum. Possiamo affermare che è pieno di sensori davanti, dietro, sopra, sotto e anche a destra e a sinistra. Quindi proprio penso che farlo cadere sia proprio una missione, cioè bisogna metterci di impegno per farlo cadere. La chicca poi è la videocamera che monta, che è marchiata Hasselblad, e che per chi è un po' più vecchiotto come me sa di cosa sto parlando, e anche la possibilità di girare video in 4K a 60 fps allarga diciamo il bacino di riprese che possiamo effettuare. Poi il sensore che è montato su questa camera è di un pollice, che è molto più grande rispetto a quello che c'era sul Mavic, e quindi un sensore più grande significa che abbiamo una qualità più elevata per le nostre riprese. Cosa molto interessante, sia in ambito video che foto, è stata aggiunta la possibilità di chiudere e aprire il diaframma, e partiamo da un diaframma aperto di 2.8 fino a un diaframma f11, quindi molto chiuso. Comunque parliamo anche per chi magari non ne ha conoscenza, avere un diaframma regolabile può portare numerosi vantaggi, perché magari non dobbiamo per forza necessariamente montare dei filtri ND che limitano la luce in entrata della camera, e comunque ci permettono di fare molte cose. Dopo vedremo nei prossimi video, vi spiegherò meglio. Mettiamo un attimo a parte il nostro Mavic, stiamo attenti, andiamo a vedere cosa c'è nelle scatoline. Partiamo da questa, la DJI Care Refresh, che va attivata entro 2 giorni dall'acquisto, infatti appena finisco già il video la prima cosa che faccio. Poi sento rumore di plastica, infatti ci sono le eliche, quelle base, non so se ci sono altre aggiuntive, di solito DJI è tirchia su queste cose. Qui dentro cosa c'è? Sì, c'è il caricatore, che diciamo che con in questa nuova veste hanno aggiunto una chicca direi sublime, ovvero il fatto che è integrato il cavo per caricare il radiocomando, quindi non abbiamo ulteriori cavi in giro, è tutto integrato qui. Questo è il cavo che ovviamente va alla batteria, è un attacco proprietario, il cavo d'alimentazione. Vediamo cosa è contenuto in questa ultima scatola. Sì, penso tutti i cavetti che servono per collegare radiocomando al nostro dispositivo, sia esso smartphone o tablet. Infatti c'è un cavo micro USB, il cavo con l'aggancio micro USB Type-C,
e il lightning, perfetto. In più addirittura abbiamo due eliche, sono stati proprio generosi questa volta, e addirittura due stick aggiuntivi per il radiocomando. Brava DJ che questa volta non sei stata tirchia. Facciamo un po' di ordine, un attimo. Esistono poi altre due versioni oltre questa, che è questo, è il Mavic 2 Pro. Poi c'è il Mavic 2 Zoom e il Mavic 2 Enterprise. Il Mavic 2 Zoom lo consiglierei a chi magari è un architetto, comunque fa fotogrammetria e sa di cosa sto parlando, perché ci dà la possibilità di zoomare immagini senza perdita di qualità. Quindi questo significa che magari possiamo stare a 20 metri da un tetto, per esempio, in realtà con lo zoom stiamo a 10. Invece l'altra versione, che è il Mavic 2 Enterprise, la consiglio grazie a dei, diciamo, degli slot aggiuntivi. Il drone diventa molto utile per le operazioni di soccorso. Nella versione che ho acquistato io di questo Mavic 2 Pro è presente una sola batteria, spero a breve di poterne acquistare altre due, però l'autonomia dichiarata dal sito ufficiale DJI è di 31 minuti, dopo ovviamente vedremo se tutto questo sarà vero o sarà una bufala. Nei prossimi video testeremo questa cosa. Testeremo in più anche le altre nuove modalità che sono presenti, tipo l'hyperlapse, e vi devo dire che sono molto curioso di vedere come funziona. E niente ragazzi, questo era un semplice video unboxing e mi piaceva condividere con voi questo momento. Se volete sostenermi in questo progetto con il Mavic 2 Pro, non vi chiedo soldi, ma un semplice mi piace, iscrivetevi al canale e se proprio vi sto simpatico acquistate i prodotti che vedete nei miei video tramite i miei link che vedete sempre nelle descrizioni. Ve lo dico con tutta la trasparenza possibile, in questo modo sostenete il canale e mi permettete di portare contenuti e prodotti sempre più innovativi. Un'ultima cosa e poi ci salutiamo: se non siete, diciamo, molto esperti e comunque cercate dei consigli tecnici e molto affidabili sui prossimi vostri acquisti dei prodotti DJI o comunque sul mondo dei droni in generale, vi consiglio di andare sul sito personaldrone.it, dove ci sono dei ragazzi molto preparati che mi hanno guidato nell'acquisto del Mavic 2 Pro e mi hanno dato dei consigli molto interessanti. Grazie per essere stati qui con me, ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Fredditech e sempre con nuovi droni, nuovi tutorial e nuova tecnologia. Ciao!